Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e dietro c'è Fiona che fa un sacco di casino e si fa gli affari suoi. Smettila di molestare. Sto mettendo il mio coso con i... Vabbè, è per il mio benessere. Mi fa piacere. Oggi voglio parlarvi del mio compagno di viaggio per il Mobile World Congress, che no, non è una persona, non è uno schiavo, non ero io. Tu al massimo sei compagna. Ah, scusa. So se hai cambiato sesso di recente. No. Ok, allora, del mio compagno di viaggio per il Mobile World Congress. Se non avete visto i video che abbiamo girato al Mobile World Congress, vedeteli subito. Che cosa state aspettando? Le botte. Le botte. Il mio compagno di viaggio, vi dicevo, per il Mobile World Congress a Barcellona è stato questo. È un Asus Transformer 3 Pro che mi ha permesso di montare mille video, quelli che dovete andare a vedere, durante la nostra permanenza a Barcellona. Eccoci qua con Asus Transformer 3 Pro. Prima di farvelo vedere un po' più nel dettaglio, volevo dirvi che all'interno della confezione trovate la tastiera col connettore magnetico, quindi per... Ok, praticamente si collega così e siete già a posto. No, non voglio cambiare modalità, fatti affari tuoi. Al suo interno c'è anche la penna con 1024 livelli di pressione. Ci sono due tasti, uno praticamente è il tasto destro e l'altro invece mi funziona da gomma, però volendo potete cambiarli se così non vi piacciono. Funziona con una batteria al suo interno, quindi nel momento in cui si scarica e non, vedete che non funziona più, dovete svitarla così. Adesso non la svito, se no ci metto 6 anni a riavvitarla, e cambiare la batteria, che è un normale stilo. Torniamo al nostro Transformer 3 Pro. Che cosa dovete sapere? Prima di tutto è disponibile in due colorazioni diverse. La nostra è, ve la faccio vedere, con grande grazia ed eleganza soprattutto. La nostra è la Titanium Grey. Se vi piace invece l'oro, trovate anche l'Icicle Gold. Il corpo è realizzato in una particolare lega di alluminio e magnesio, quindi è super resistente. Ha anche questa cerniera che vi permette di piegarlo come volete, si piega fino a 155 gradi, quindi potete posizionarlo un po' come vi pare. Il design di questo prodotto a me piace tantissimo, non è particolarmente originale, però devo dire che quando lo portate in giro fa la sua porca figura. Inoltre è molto sottile, considerando quello che fa e quello che c'è al suo interno, che tra poco vi dico. E pesa pochissimo, perché parliamo di 800 grammi, quindi vuol dire che lo potete sollevare e portarlo in giro per far vedere, non lo so, i grafici e i colleghi senza grandi problemi. Esistono diverse versioni di questo dispositivo, nel senso che l'hardware può cambiare. Il nostro in particolare ha un processore Intel Core i5-6200U, 4 GB di RAM, una scheda grafica Intel HD 520 e 512 GB di memoria interna. Il display, che adesso vi faccio apprezzare con delle foto bellissime che ho scaricato, scusate, la mia ultima fissazione sono questi archi con la Via Lattea dietro. Il display, dicevo, è da 12,6 pollici, è un LED, come vedete è touchscreen perché altrimenti non potrei fare quello che sto facendo adesso. Ha una risoluzione VQHD Plus, che vuol dire 2880x1920 pixel. È davvero molto bello, è un piacere lavorare su questo display, sappiatelo, io lo adoro. Questa è Fiona, scusate, non spaventatevi. Amici di Asus, io non ve lo ridò più indietro, mi dispiace. Altre cose che dovete sapere, allora, avete la fotocamera sul davanti che è da 2 megapixel, mentre qua sul retro avete un 13 megapixel. La fotocamera la potete utilizzare anche per il riconoscimento con Windows Hello, quindi invece di digitare la password dovete solo guardarlo fisso negli occhi e lui si sblocca, cosa che io ho adorato. E tra le altre cose funziona anche al buio, non l'avrei mai detto, cioè in condizioni di scarsissima luminosità lui riusciva a riconoscermi. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che non sono state sacrificate le porte, quindi trovate da questo lato il jack per le cuffie, il bilanciamento del volume, e questo è un lettore di schede micro SD. Sulla parte superiore trovate soltanto il tasto di accensione e spegnimento. Se vi interessa sapere dove sono le casse, sono qua, si vede appena qua e qua. Sono state realizzate in collaborazione con Harman Kardon e funziona veramente bene. Tornando alle porte, qui trovate una USB 3.0, questo invece è l'HDMI. Qui avete il piccolo LED accanto al Type-C che serve per la ricarica, perché si ricarica
col Type-C. State molto attenti però, perché non si ricarica con qualsiasi Type-C, è richiesto un amperaggio specifico e quindi dovete sostanzialmente usare sempre il suo caricabatteria, altrimenti è impossibile ricaricarlo. Per quanto riguarda la connettività wireless, diciamo così, abbiamo sia il normale wifi sia il bluetooth. Sappiate che l'unico connettore che manca davvero in questo Asus Transformer 3 Pro è l'RJ45, quello praticamente per collegarlo alla rete tramite il cavo Ethernet. Cosa potete fare con questo Asus Transformer 3 Pro? Si presta praticamente a qualsiasi utilizzo. Io posso scrivere ad esempio: vi siete iscritti al castello delle princess. Scrivere veramente un piacere con questa tastiera, vi abituate molto in fretta, la corsa dei tasti non è eccessivamente breve, quindi vi troverete benissimo secondo me. Potete anche usare la penna per scrivere, potete fare tutto, aprite OneNote, prendete gli appunti con la penna, quindi volendo potete anche non usare mai il mouse, potete anche montare i video con la penna e con questo piccolo Transformer 3 Pro lui regge tutto. Calcolate che tutti questi file che vedete qui sono video girati al Mobile World Congress e tutti i video sono stati montati con lui. Potete ben capire che si comporta benissimo. Qualcuno di voi quando ha postato la foto mi ha detto: ma come, tu monti con questo piccolo dispositivo, quanto ci impiega a fare il rendering? Uguale al ROG sempre di Asus che ho qua sulla mia scrivania. Calcolate, per un video di 4 minuti ce ne mette 6, per un video di 10 ce ne mette 15. Potete anche fare come faccio io e quindi usarlo per l'intrattenimento. Questo è Netflix. Ogni tanto io gli stacco la tastiera, tipo quando sto cucinando, facendo le pulizie, eccetera, eccetera. Modalità tablet, Netflix, stacco la tastiera e lo porto in giro, guardo un po' quello che voglio o ascolto quello che voglio. Ho scaricato anche l'applicazione di Kindle, anche se è stata tolta dallo store, quindi diciamo che non è ottimizzata benissimo per Windows 10. Se cercate di leggere dei libri la situazione è questa qua, quindi leggere i libri è un po' difficile, però è possibile se volete utilizzarlo anche per questa cosa. Tiriamo adesso le conclusioni e vediamo quali sono i pro e i contro di questo Asus Transformer 3 Pro. La cosa che mi ha stupito di più sono le performance, nonostante le specifiche non siano proprio al top, perché parliamo di un processore Intel Core i5 e di soli 4 GB di RAM, mi ha permesso di montare veramente un sacco di video, di renderizzarli senza nessun tipo di problema, veramente in pochissimi minuti, quindi le performance sono veramente eccellenti. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è il display. È molto luminoso, è molto comodo, il touch funziona estremamente bene, quindi vi troverete da Dio praticamente in qualsiasi situazione. Un'altra cosa che ho apprezzato moltissimo è la penna. Non l'avrei mai detto, ma in realtà in tipo pochissimi minuti mi sono adattata e il mouse non l'ho più voluto usare, il touchpad l'ho usato solo quando era indispensabile. Quindi la penna è comodissima. L'unica cosa che non mi ha convinto particolarmente è che ho provato a fare qualche esperimento di disegno, nonostante le mie capacità siano così un po' così. Amatoriali. E i 1024 livelli di pressione non li ho sentiti tantissimo. Devi fare 1024 volte questa roba qui? Sì. Mi fai un buco nella spalla. L'ultima cosa che ho apprezzato tantissimo di questo dispositivo è la connettività, nel senso che nonostante sia sottile e soprattutto leggero, perché sono 800 grammi, le porte ci sono tutte, non gli manca niente. L'unica cosa di cui ho sentito un pochino la mancanza in fiera quando il wifi era così così era l'ingresso per il cavo Ethernet, però potete comprare un adattatore tipo questo. Guarda che assistente di pregio! Vedete, io no. Potete comprare un adattatore e risolvere il problema molto velocemente. Tra le cose che invece ho apprezzato di meno, in primis c'è la mancanza di un alloggiamento per la penna. Purtroppo non c'è un posto dove potete inserirla, attaccarla, agganciarla, né con qualche apposito cosino. Alloggiamento, sì. Né tramite, ad esempio, non so, un magnete, qualcosa di magnetico. Altra cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è la tastiera. Si aggancia magneticamente, però non è che sia
come dire, super robusto, perché voi tirate un attimino e si stacca tipo alla velocità della luce. Quindi quando lo trasportate, vi spostate, prendetelo sempre dal corpo in metallo del dispositivo, mai dalla tastiera, perché se cade poi piangete veramente un sacco. Scusa un attimo. Prego. Grazie, quanto sei gentile. Il fatto che la tastiera si stacchi così facilmente non è solo un problema nel trasportarlo. Ogni tanto infatti perde, credo, un po' di connettività, cioè manca proprio la connessione tra la tastiera e il tablet, e quindi non è più reattiva e quindi non potete più usarla sostanzialmente. Avete 2-3 secondi di buco in cui voi digitate delle cose e lui non scrive niente. In più c'è anche un piccolo problema con il cursore. Ho provato a fare diverse prove pensando che fosse colpa mia. In realtà ogni tanto si sposta. È sempre colpa tua! Non è vero! Ogni tanto si sposta, io sto scrivendo, lui si sposta da solo senza che nessuno abbia fatto niente e inizia a scrivere magari nella riga sopra. Questa cosa mi ha dato abbastanza fastidio, più che altro perché se stai lavorando, stai scrivendo un testo molto lungo e non guardi, perché stai facendo delle altre cose, stai guardando la tastiera, in tempo zero una frase intera viene inserita nel contesto sbagliato e non è proprio piacevolissimo. Ho provato a vedere se magari ero io che utilizzavo male il touchpad, se magari mi appoggiavo e non mi accorgevo, però in realtà è proprio un problema di questo dispositivo. E tu sei una brutta persona, capito? In definitiva è un prodotto molto buono, è utile se viaggiate tantissimo, perché vi permette di fare veramente qualsiasi cosa, anche se le caratteristiche, come vi dicevo prima, non sono al top, non sono elevate come altri prodotti dello stesso tipo. Si comporta molto bene, a parte questo problema della tastiera a cui vi accennavo prima. Asus Transformer 3 Pro è disponibile a un prezzo di 1499 euro in questa variante, quindi con processori 5 e 4 GB di RAM. Per questo video è tutto, se avete delle domande fatemele sotto e sarò più che felice di rispondervi. Male che vada vi risponde Fiona, non vi garantisco che la risposta sia giusta, però abbiate pazienza. Ricordatevi di mettere un bel like a questo video, di lasciare tantissimi commenti con dei complimenti in cui ti meriti le figurine. Io sono bravissima e Fiona invece è una brutta persona che mi lancia le figurine. Aiuto! Iscrivetevi anche al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video, guardate gli altri video che vi abbiamo consigliato. Sono finite le figurine, grazie al cielo, e noi ci vediamo al prossimo video. Vado a picchiare Fiona, ciao!